Sono 5 giorni. Dai. 5 giorni che aspetto di ascoltare questa canzone, perché ti dicono: Zanu ha fatto una canzone di merda. Ma Da Supreme l'ha chiamata Urzonata. Urzonata è come dire ninjate, è bellissimo. Mica ha portato la sua attitudine da videogamer. Dallo schiaffo. Beh, giusto. Tu sei vero hip hop. Hai detto a gente brava che fa musica di merda. Ora non puoi dire che Zano può aver fatto una bella canzone. No, io posso dire. Sentirla. Io la canzone non l'ho sentita. Però già che tu mi parti e mi chiami una canzone Warzonata, perché la tua passione è giocare a Warzone, io ti dico hai fatto bene, perché io e la mia passione sono i ninja. Ho fatto un pezzo che si chiama Ninjate. Quindi secondo me. Battellini adesso? Sì, perché lui ha portato la sua attitudine. Solo che Zano è bravo. Tu no. Matematica. No. No, perché ti sto dicendo, in un mondo di fake, uno che non ti ha paura. Bevo come un caffè. Bevitelo, che magari ci ho messo dentro il cianuro. Dai, scusa, stavo scherzando. In un mondo di fake dove tutti dicono cazzate, uno che non ha paura di portare la propria attitudine e quello che gli piace nel rap, perché il rap è fatto anche per dire quello che ti non piace. Non è quello pop, che stiamo vuoi. Parlando di una canzone, esatto, fatta in chiave rap, raga. Basta, ha fatto solo bene. Poi, oh, adesso prima il suo amico gli ha fatto il beat. Ma che cazzo volete? Ascoltiamola, sentiamo com'è sta merda. Ma soprattutto non va più di moda la canzone youtuber. Nessuno no. youtuber fa canzoni come rap. No? La volete la canzone degli Arcade Boys? Scrivete, qua se arriviamo a 25.000 like, io vi faccio la canzone degli Arcade Boys. Ma puoi che rompermi i coglioni. Come quando abbiamo fatto la parodia di Achille Lauro. Vi prego no, perché sennò mi rompi i coglioni, montare il microfono, fare beat, cose, io non voglio fare un cazzo, c'ho proprio neanche la voglia di vivere qua. Sei un figlio di puttana, te lo dico. Dai, ascoltiamoci sto capolavoro di arte moderna. Da Supreme gli ha fatto il beat, che è il suo amico che gioca in Warzone. Ha fatto il pezzo su Warzone. Sì. Allora, ah, sì. se Madman fa il pezzo su... va bene, e lui non può farlo su Warzone. No, perché lui non è un rapper. Come non è un rapper? Zano? Da Zano non è un rapper, ha fatto un pezzo con Madman, se non sbaglio, qualche tempo fa. Ma che c'è? Ma neanche Giovanotti è un rapper. Però fai rap. Adesso sei incoerente, perché quella volta che ha fatto il pezzo con Madman a te non piaceva. Sì. Ti hai detto che quel pezzo là non mi piaceva, magari questo mi piace. In realtà io l'altra volta ho detto che secondo me è meglio anche del tuo rapper preferito. Vai, andiamo avanti. Molte che tanto non ascoltano, guardano le faccette. Adesso faccio la faccetta brutta tutto il pezzo, anche se mi piace. Io faccio quella bella. Così li confondi. Il diavoletto buono e il diavoletto cattivo. Sì, diavoletto di mamma. Bastarda la nonna. No! Ragazzi, non ho detto niente, io era un beep. Se non hai la capacità mentale. La reaction inizia a 5 minuti e 40. Ma non me ne hai fatto il cazzo! Chiudi questo video di merda. Se non hai la capacità mentale di capire cosa succede in un video, neanche di guardarlo fino in fondo dove spieghiamo quello che pensiamo, non è il canale per te. Però puoi lasciare un like. Che comunque mi serve il tuo like. Vai, lascio un like. Prego, ti amo. Ti sei iscritto al canale? Per favore, per favore. Ancora questa roba ancora serve a chiudere il like. Tuo like, per favore. Ancora funziona. Ti con metto il cuore like. Anche se mi dici che sono un coglione. Vai. Sono prontissimo. Sei prontissimo? No. Warzonata. Vi parte con Warzonata, io esplodo. Sotto la voce Warzonata e si gode. Killo la tua squadra e no, non lascio prove. Fratesto 1v9. Locato in casa tipo Prison Break. Becco un paio di dita, sbadozzano next. Videogioco è figo. Cioè fa schifo. No, non fa schifo. Il timbro non è brutto. No, il timbro no. La rappata in sé è una merda, perché non è un rapper. Però ha tutto lo slang da videogioco. È figo. Cioè, io non lo trovo così brutto. Posso dirti la verità? Ma nell'ottica di quello che deve essere la canzone, io non trovo il suo timbro, la sua rappata così brutta. Io avrei messo al posto delle batterie, avrei campionato delle mitragliette tipo. Io trovo uno dei primi noise. Senti bene il timbro. Sai perché ti piace? Perché questo è Pyrex. Ma anche un po' noise. Senti come le prende alcune cose. Non perché è l'accento calcato bloccato in casa tipo Prison Break. Becco un paio di dita, sbadozzano next. Zano next. Zame supremo come Totti e Del Piero. Sempre insieme il primo noise. Dalle clip alle demo. King del gulag davvero. King del gulag. Veramente hai detto King del gulag. Sì, sarà una King del gulag davvero. Torno sempre al cielo. Siamo cresciuti tutti quanti dentro quella mappa. Non vedo un fuori chiuso in quella stanza. Non la trovo più macete, vi mandiamo a nanna. Scusa! È ninjate, eh? È matematica, eh? Insomma, no, è ninjate su Warzone con macete. Quindi già le soldi. Santa Gabbio ho detto.
è Ninjate con Macete. Ricordiamo che Ninjate era col sorcio, quindi c'è già un livello superiore qua. Aspetta, però il sorcio ha fatto ben poco in quella canzone. Vai. Però c'ha i crediti e si pigliamo i soldini. Sì, figlio di puttana, tutti in medicina deve spenderli. Bene. Magari. Salto testa salto a cambio arba e tomballa sto bambino che ama di balasciare in una fortuna più male se l'ignori come un cane di è tipo bella sti chiacchieroni ma che non da però mi fa un po' tempo di tenere la salata di buona basta di me la che sta per fare la di come cose scusate capire il mio beat è la vinculo fra te lo giuro zio sicurezza faccio un inizio è una bella partenza Grano come cartel Jordan, come se c'è backing game col bagliante. Dopo te sei il chiavo, faccio un testa, sai chiedo. Ci sono tante altre chi bevo, qui a buffo si ha stregio. Il non c'è solo un pregio. Sono un botto di citazioni all'interno, ma no, piace. Ma non ho capito una sega. È perché ci sono le citazioni, come quando ascolto. Ma no, no, per le citazioni. Le citazioni di Zano le ho capite all'inizio. Qua non si è capito proprio non lessicalmente. Non è nemmeno registrato così bene. Secondo me aveva il registrato. Cotone nel corrente del pogo. Voglio risentire la parte perché sì, se ho capito poco anch'io. Poi sentite tra e no bin culo fra. Arraffica come una capazia. Sono supremo come me cartel Jordan, come se c'è backing game col bagliante. Però potrei sei il chiavo che facendo sta stai chiedo. Ci sono tante aspetti vedo qui a buffazia. Ti prego. Non c'è solo un pregio. Beh, sicuramente la prima volta non si può capire. Ma neanche la decima. Ma dai, davvero. È a Warzonata, va bene. Bene. Cosa ci sarai negli ultimi? Secondo me dovevano. Cosa hai fatto nel lock, Warzone? Nel shot porta colpa del cop. Tanto di fan di Zan, fan di Supremo. Infatti va bene, per loro. Non è una roba che mi interessa, cioè, ma infatti no, ascoltare. Tu mi hai detto prima Zano comunque l'ha messa nel suo secondo canale a buffo, ha fatto una cosa per divertirsi con suo amico, ripeto. Voleva parlare tecnicamente? Tecnicamente ho sentito anche roba peggiore, sì, anche molto migliore, ma anche roba peggiore. Lasciamo stare. Ma non è Murubutu, non infatti, posso ascoltare Zano ascoltato da Murubutu, Modero, che cazzo ne so. Io ti ripeto, rancore, è uno dei pezzi rap più sinceri del 2020. È sempre come al solito esageri. Sinceri, oh, hanno fatto la loro passione e ci hanno fatto una canzone. Ma no, più sinceri, punto. È un pezzo sincero, è un pezzo di cui ti aspetti. Raga, a me sto ascoltando Zano, ma io ma puoi parlarmi. Che ma cazzo me ne frega? È warzonata, raga, ma è warzonata. Cioè, va bene per quello che è. Io avrei campionato i rumori delle armi per fare la batteria. Ma infatti, tu non lui sei da Supreme, infatti, sarebbe fatto stata una famoso. Genialata. Che ma lui è famoso e non tu no, quindi tu puoi anche dire quello tra che vuoi. Tra vent'anni lo farà qualche americano. Ah, sei un genio! L'hanno già fatto vent'anni fa, non ma non ti preoccupare. A campionare gli MP5 che sparano tutto per qua fare sotto i tutti 508. I campioni delle ma i t- gli 800, sono i 508 adesso sono gli 808 più lenti sì giustamente un coglione mannaggia il cazzo dove vai andiamo, ragazzi lasciate un like è una merda o è bello decidete voi che a me non me ne frega un cazzo lasciate un commento qua sotto al di là del fatto che tecnicamente Zano non è un rapper o uno streamer al di là del fatto che secondo me Zano è stato meglio da Supreme questo pezzo sì, sì. Da Supreme sembra che l'abbia registrato così a buffo il ritornello è carino però la produzione è la classica produzione da Supreme giusta con adagiato però, sul timbro di da Supreme da Supreme però con un scorre. Molto più hip hop del solito molto la seconda parte è classica la ma prima... anche quella su di Zano molto più lineare che non aveva troppo svirgolamenti dentro a me non è uno di quei pezzi che dici è il mio pezzo prefe dello youtuber io preferisco quelli di youtuber che non si incula nessuno tipo Zoda comunque con la concezione di aver voluto fare un sì, disco Zoda rap. È entrato più nella mentalità che deve però fare lui ha smesso una di roba tutto, di rap di qualità questa è una roba che ho fatto il pezzo con rap su Warzone ma che cazzo ti volevi. Ma non è una roba ufficiale, è una borzonata, raga. Però magari loro si aspettano che diciamo che fa schifo perché l'ha fatto uno youtuber. Ah, oppure perché c'è da Supreme, quindi deve essere per forza la hit. No, è una borzonata, raga. Cioè, se te lo scrivo, borzonata, che minchia vuoi. Sì, ma sai cosa? Lowbar che fa quello delle sottilette. Esatto. Cioè, la sottiletta, si è divertito. Raga. Ma scusa, si sono pure divertiti. Io ma l'ho visti quando in fase di scrittura, si divertiva. Come la comincio? Borzonata. A fa culo. A fa culo. È la borzonata. Non è che c'è da fare la critica. Cioè, la critica c'è da farla.
parla sulle cose che vogliono essere prese sul serio. Ma questa è una roba easy. Ascoltatela easy, se no non te l'ascoltare. Ma non te l'ascoltate, piuttosto se ti dà fastidio il fatto che Zano abbia fatto una reppata buttata a caso senza nessun tipo di pretesa su un suo canale a caso, non te l'ascoltare. Da Supremo un ragazzino gioca a Warzone. Ah. Zano è uno streamer, gioca a Warzone. A livello di notorietà sono praticamente allo stesso livello. Posso fare una canzone pensi. Sui nani? Su Craft the World? La volete la canzone dello youtuber che fa la reppata su Craft the World? O la volete tipo folk metal, che comunque ci sono i nani? No, folk metal non te la farò mai perché io non ho assolutamente. Se volete la faccio neomelodica. Flautino. Mi fai una canzone neomelodica su. Ma sui nani sui non nani. Si può. Cosa no? Sul mio barbiere, che quando vado al barbiere mi mette i canti mette la messa con Papa Giovanni II, questo tema sembra che ha autotune. Non è che io vado a quelli arabi. Ciao.